tesoro! No, sai che sei più bella senza occhiali? Ma io non porto gli occhiali. No, i miei, dicevo. No, guarda, così, che sì. Meglio così. Sei un cretino, lo sai, sì? Immaginavo. Avanti. Oh, ho finalmente trovato il punto G della mia ragazza. Sì? Ce l'aveva la sua amica. Quel numero. Non si sa mai, no? Sì. Luisa si chiama. È la bella della zia, è un mese che non ti fai vedere. Lo so, mo pure tu ti mette, lo so, zia, ho avuto troppo da fare, credimi. Sì. Vabbè, però vergognati, a non trovare la zia tua, quella preferita, poi tra parentesi. Ma dai, te la prendo. Domani vuoi venire a casa a mangiare il cannellone? No, zia, mi dispiace, domani vado a Roma. A Roma devi andare? Sì. E fai con lo zio, pure lui deve andare a Roma. Parto con Italo. Ti sei fatto il ragazzo? Madò, che gioia che mi stai a dare, guarda. Zia, è un treno. Vabbè, boh, è inutile che mi dici particolare, cioè, che c'è il lo zio, un treno, ma non è che la deve dire a tutti quanti. Noi siamo fatti così, e noi o ce li prendiamo che sono treni, oppure a noi di prima di mettere a posto il posto che ha messo lì. Ma non è che ci pensa lui, ma dove sta? Amore? Oi. Senti, non lo so, ti dispiacerebbe rimettere le cose a posto dopo che le hai usate? Mm? Ok. Oggi ti riporto da tua madre. Mm? Che dici? Sensibile! Oh, è inutile, eh? Cioè, avete il chiodo fisso, mamma mia. Non si può stare tranquillo. Con permesso, chiedo su che qua stiamo, vieni qua, su, vieni qua. Mi frega sempre il pelo incarnato. Beh, vabbè, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo. Allora, chiedo scusa, cioè, questo è tutto. E questo è tutto. 4,5 km di ferramenta assortito. Vabbè, questo mi serve. E va bene, e va bene. Allora, paga in contanti o striscia? Vabbè che sono povero, però umiliarmi così. Va bene, striscia. Chiedi a cosa? No. Te lo fa anche per davvero. Mi striscia. E anche bene, complimenti. E sa che le dico, e sa che le dico che lei mi ricorda anche le avventure di Giulio Verme. Dove era la taxi? La manderò a striscia, non si preoccupi. Tutto qui? Sì, le serve qualcosa in particolare? Il cellulare, stavo vedendo il cellulare, però non ho trovato quello che volevo. Volevo un cellulare. Va bene, modello? No, io sono. Faccio il muratore, diciamo. No, anche tu sei carino. No, intendevo. Allora, cellulare? Le io serve? Devo prendere il cellulare, però ho visto nella vetrina, non è che. Se ok, questo modello? Una volta feci un servizio fotografico, però è rimasta una cosa così, una tantum. La vorrei un po' più spesso. Sì. Amore, come si chiama la tuta che indossano i sommozzatori? Muta. Madonna, una domanda ti ho fatto. Non è che è. Parliamo un po', dici che non ci sono problemi di comunicazione tra noi due. Muta. Ancora? E dai! Un bicchiere di latte fresco, non freddo, fresco, eh? Sì. Prendilo pure tu un bicchiere di latte, dai. Il latte fa benissimo. No, dai. Mi dispiace, caro mio, ho questo, vedi? Il latte ti rende forte, anzi fortissimo.
Dai. Tu dici che se bevi 5 bicchieri di latte riesci a spostare un muro? Non ce la fai, non ce la fai. Prova a bere 5 bicchieri di grappa. Il muro si muove da solo. Sì, 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 sì. Sicura che non le vuoi? No, io bevo solamente acqua. Ok. Quindi questa è casa tua, proprio che tu abiti qua? Eh sì, io ho sempre abitato qui. Sempre. Carina, carina, arredata con gusto. Grazie, grazie. Senti, ma che si fa? Si gioca? Dobbiamo giocare a burraco, io e tu. No, che burraco. Io intendo, giochiamo al dottore. Al dottore dobbiamo giocare. Senti, ma quello della ASL o quello privato? ASL privato. Che differenza c'è? Scusa, ah, differenza. Quello della ASL deve passare tra 6 mesi. Quello privato invece sono 300 euro. Ah. Ma guarda, penso che opterò per quello della ASL. Ci vediamo fra 6 mesi, è stato buono. Allora, dopo che è casa mia. Pari su tu, allora. Sì, ma un picco di chiuso, però. Non ho capito, scusi. Io intendevo una cosa amichevole. Simpatica. E allora? Solo amore, tanto amore. Oh, però quel che serve a noi. Proprio al momento giusto. E la tariffa? 50 avanti, 100 dietro. Oh. Scusa, e perché io devo pagare di più? Ok. Io non volevo stare dietro, diciamo, sono venuti a prendere, potete fare uno scopo. Ma sì, soci. Ho trovato un carabiniere. Aue, collega. Aue. Il dottore con l'infermiera. Me. L'avvocato e il militare e anche il prete che sta in preghiera. Ti racconto le mie avventure. Anche questa settimana. Mi diverto con le freddure fra gente allegra e gente strana. Accendi la TV e guardati Mudù. Ridiamo a crepapelle per non pensarci più. E questa vita, sai, ridendo cambierà. Se ride tutto il mondo si riempie di bontà. Questa canzone che tu canterai con me, cantala e ricordati che è meglio ridere. Per ridere di gusto sei già nel posto giusto. Se vuoi cambiare il mondo devi ridere di più. Ti rallegra la giornata questa pizzica vivace. La tua vita è spensierata, più la balli più ti piace. Accendi la TV e guardati Mudù. Ridiamo a crepapelle per non pensarci più. E questa vita, sai, ridendo cambierà. Se ride tutto il mondo si riempie di bontà. Questa canzone che tu canterai con me, cantala e ricordati che è meglio ridere. Per ridere di gusto sei già nel posto giusto. Se vuoi cambiare il mondo devi la TV.